2 giorni per riscoprire Palazzo del Governo e la sua storia, vari dall'ex convento ai grandi del passato che ne hanno attraversato i corridoi ad aprire le porte, le giornate del FAI, dodicesima edizione per il Fondo Ambiente Italiano, che ha permesso ad appassionati e curiosi di salire per lo scalone monumentale fino al piano nobile e al salone delle feste sotto il soffitto decorato a fine anni 30. Ha una chicca lo studio di Aldo Moro, perché pochi sanno che Aldo Moro veniva qui a studiare, a scrivere i suoi discorsi, e tutta la foresteria dove i capi di Stato erano ospitati. Difatti c'è anche l'unico collegamento tra il palazzo e questo ex convento che è la prefettura, perché era un convento dei domenicani, e praticamente c'è un corridoio all'interno del quale ci sono due porticine che danno sui balconcini della chiesa di San Domenico. Figuranti in costume a puntellare gli eventi, come l'ottobre 1896, quello della conversione al cattolicesimo della principessa Elena di Montenegro, che avrebbe poi sposato il futuro re Vittorio Emanuele III, eppure un itinerario esclusivo riservato agli iscritti. Tutta la città sta partecipando, contenta e anche di scoprire delle sale normalmente inaccessibili. È stata sede del matrimonio del re Francesco II di Borbone, della Maria Sofia di Baviera, che era la sorella della più famosa imperatrice Sissi. Voglio chiudere con lo slogan del FAI di quest'anno: fai la tua parte, venite e sostenete il patrimonio italiano.